Vedete che faccia contenta che ha, perché sta aprendo uno dei suoi vini preferiti, che è il vino nobile di Montepulciano, Tre Rose, Vigna Santa Caterina, 2016. Quindi adesso stiamo andando un po' indietro nel tempo, 4 anni, il tappo questa volta non canta, chissà come a volte cantano, a volte Dipende dalla secchezza del tappo. no. Quindi non siete voi, a me raccomando, se fa nick, non è colpa vostra. Ditelo ai vostri amici che dipende dalla secchezza del tappo. Importante. Volevo farvi innanzitutto vedere anche il tappo, che bello che è, e soprattutto molto più lungo rispetto ai precedenti. L'azienda Tre Rose è un'azienda straordinaria e stupenda, di un comprensorio che è bellissimo, che è quello del Montepulciano. Nobili di Montepulciano è una DOCG toscana, sembra del 1980, quindi non è assolutamente giovane, è una tra le prime, è stata una delle prime DOCG italiane anche. Consta di 103 ettari, di cui oltre 60 vitati in quella zona di, appunto, di Montepulciano. La zona di Montepulciano è caratterizzata, innanzitutto il Sangiovese qui assume la denominazione, la dizione di Prugnolo Gentile, proprio perché comunque ha delle caratteristiche leggermente diverse rispetto al Sangiovese di Toscana. Dà dei vini un pochettino più tannici in alcune zone, come questa, però molto più fini, molto più eleganti rispetto al Sangiovese classico. Quindi è una zona che dà dei vini pronti, con il rosso di Montepulciano, eccetera, anche addirittura facile, eccetera, e poi con nobili di Montepulciano e nelle riserve anche dà dei vini addirittura infiniti e di grandissima longevità. L'anno 2016 è stata un'annata in questa zona buona, molto buona. Tra l'altro qua siamo di fronte a un vino storico, perché sì che ho ottenuto nel 1980 questo è un vino Chiaro. che si fa da sempre in Toscana, Ci so, insomma. ci sono, esatto, ci sono rappresentazioni e riferimenti letterari degli anni del 1700, eccetera, riguardo a questo vino qua, no? Il vino di Montepulciano, che è il re di vini, eccetera, tutto quanto, quindi ha una storia antichissima, come gran parte dei vini della Toscana, però in questa zona qui anche si faceva il vino in tempi remoti, ecco. Ed era molto apprezzato, anche, non solo si faceva, ma era anche molto apprezzato. Allora, in questo caso A naso, dobbiamo. botte grande, Bocca si sente grande, si subito, sente, si sì. sente subito una botte grande tipica proprio, Aspettate in questo caso quindi leggermente 5 speziata. minuti, perché qui 4 anni si stanno facendo sentire. Una speziatura, si sente. Speziatura, si sente. Un po' di frutta, comunque. Però è una frutta leggermente diversa, una frutta un Sì. pochettino più, Più quasi sembra matura. schiacciata, no? Sai Sì. quelle frutte schiacciate Un po' che. una frutta tipo uva passa, Sì, una una. pasta, non dolce però, fiori, un po' di fiori secchi. Un cuoio leggero. Sì. Beh, nonostante i 4 anni, è ancora un bellissimo colore. Secondo me ha questa, in bocca questa sensazione toscana. È impossibile per uno che ama il vino, eccetera, è impossibile, e che conosce un po' il vino e ha bevuto, quando gli dai un prodotto del genere lo bevi, dice Toscana. Perché questo ha una caratteristica veramente di questi vini toscani straordinaria. Asciutto, questo Equilibrato, sì. equilibrato, Intanto ci sta. salivazione ancora di più di Sì. tutti quanti gli altri proprio. Salivazione, però tannino si sente all'inizio, ma poi va via perché non ti dà quella Non è sensazione ruvido. di allappamento, no, della bocca un po' così. Quindi. E qua iniziamo però con gli abbinamenti, come iniziamo? Comunque. Qui ci va un secondo. Qua ci vuole un Sì, ci secondo. vuole un bel secondo piatto. Potrebbe anche andare bene la Fiorentina. Una bella fiorentina, Perché una T-bone, no? Una T-bone, una tagliata una anche, tagliata, sì, tagliata, eccetera, perché una bella carne cotta sulla brace, no? Questo qua iniziamo a dare un po' sì, di lustro a anche questo perché quella sangiovese. succulenza che ha la carne, no? Questa bella carne, la fiorentina, questo vino la smorza e Va a va a nozze, nozze, va a nozze. sì. Perché quando mi chiedono alcune volte che cosa posso abbinare con una tagliata, con una fiorentina, eccetera, io ho detto c'è un solo vino, non esistono altri vini che non il Sangiovese, e quindi il Chianti Classico, il Nobile di Montepulciano. Le riserve forse sono un po' troppo esuberanti, però in alcuni casi, come quello lì che vedremo poi più avanti, potrà essere anche qualche riserva un pochino più elegante ci possa stare. Però il Sangiovese che fa da padrone con la ciccia, perché specialmente fatta cotta alla brace, cotta alla piastra, eccetera,
questa, quando noi abbiamo una carne non tanto cotta ma sanguigna, ha bisogno di un vino ematico, e il vino ematico per eccellenza è il Sangiovese. Quindi se state per andare alla grigliata con gli amici, sicuramente con un vino così fate una figura spaziale. Certo, assolutamente. Però bisogna anche stare un attimino all'occhio e non berne delle quintalate, perché comunque sui 14 gradi, sì, è sempre... insomma, dai, bisogna stare... Comunque ricordatevi, noi di Montepulciano, l'azienda Tre Rose di proprietà della farmaceutica Angelini, ha investito tantissimo in questo territorio. In Italia anche il nome di Montepulciano non è molto seguito all'estero, dove i vini li degustano e giudicano soltanto dalle degustazioni di determinati vini, differentemente da tanti posti qui in Italia. E vi consiglio, quando andate nelle carte dei vini che trovate il nome di Montepulciano, di prenderlo, perché comunque è un grandissimo vino che può essere un calapane di grandi vini toscani. Assolutamente, se andate in Toscana, mi raccomando, assaggiateli tutti e non perdetevi il nobile di Montepulciano, soprattutto il loco a Montepulciano. Va bene, ci vediamo nel prossimo vino. Ciao. Ciao.